Allora, 41-37, il Valla batte il Sant'Agostino, è seconda nel girone. Dobbiamo vedere le altre partite per capire se sarà la migliore seconda e quindi potrà giocarsi la fase finale. Ma che partita è stata? Assolutamente equilibrata, ce l'aspettavamo, ma fino all'ultimo minuto con i tiri liberi, insomma, è stata molto combattuta. Che ci puoi dire? Molto, molto tattica, molto stancante. No, però ce l'abbiamo fatta, siamo contentissimi. È da 4 anni praticamente che lotto per questa cosa. Una squadra molto unita, il Valla è un collegio anche fuori dal campo, molto unito, ma molto, molto, molto rumoroso. Com'è allenare questa squadra? No, io sono venuto qua e hanno detto che non passavano da anni e l'obiettivo era passarcela. Per ora ce l'abbiamo fatta. Il vostro l'avete fatto, ma conciliare comunque una squadra comunque abbastanza numerosa, nel senso ci sono squadre, collegi che hanno molti meno panchinari del Valla. Che difficoltà c'è nello scegliere le persone, nel metterli in campo, no, nel gestirli? Tanta difficoltà, sono un bel gruppo, sono belli uniti, quindi sono stato fortunato a trovare un bel gruppo. Tutto qua, sono stati dei grandi. Merito tutto loro. Bene, allora buoni festeggiamenti, il Valla. Grazie, lo faremo. E speriamo. Speriamo di potervi vedere ancora nel Trofeo dei Collegi, di sentire ancora questo tifo, questo coro nelle prossime partite. Per farlo, mi piace sulla pagina Facebook del Cus Pavia, anche se è una malattia che non va più via. Iscrivetevi a questo canale e grazie a tutti per questa magnifica. Ciao, grazie Dario.